Fede ricarica del sapone o no? Federico non spegne la GoPro, quindi la batteria scarica. Ha fatto una nota da sana accesa inutilmente. Bene. Siamo qui per il nostro casting. No, no. Per il nostro casting. A Lorena, almeno ti viene un dire di porto, c'è gente seria. Quella è Lorena. Bello, è bellissimo. Perfetto, compare, è meraviglioso. Però passa la voce. Adesso troviamo un modo per attaccare. Allora, mettiamo due spari. Mamma mia, che puzza. Tutto bene, Melo? Ehi, ciao. Questo qua è il nostro gabinetto. Manca il sapone. Manca il sapone. Ma c'è la grande gina, vero? Ti vuoi dare la grande gina, se vuoi. E niente, stiamo lavorando per il casting di oggi, che è il 28 di aprile. 28 aprile, e niente, siamo molto emozionati. Fai vedere tutte le persone che sono venute, no? Allora, in questo momento ci sono Giuseppe, Antonio, Luca, Paolo. Luca e Paolo, secondo me, ragazzi, voi diventate una coppia molto, molto interessante. Un futuro. Figaro e Pigone. Ok, la batteria ci sta abbandonando, anzi, tutti quanti. Ma metti la caricata. E infatti salutiamo e niente, ci vediamo più tardi. Ciao a tutti, è il 26 maggio 2016. Se penso a un anno fa, il 26 maggio 2015, oggi potevo essere anche morto, perché è stato durissimo i lavori qua allo studio, però... Alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo già nel pieno del lavoro del primo anno, ecco, diciamo, di ripresa dei video, delle cose. Stiamo lavorando al nostro primo film a tutti gli effetti, perché Nemo, come sapete, non è nato come film, ma è nato come serie. Poi è diventato un film e come film funziona molto di più. Abbiamo avuto anche parecchio riscontro positivo. Ora sono solo, Melo è andato a mangiare, io mi sono mangiato un panino e vi faccio vedere cosa sto facendo, perché abbiamo fatto tante cose per il film. Avete visto anche il diario di bordo, forse, del casting, perché questo diario di bordo qua che sto facendo adesso sicuramente lo vedrete molto, ma molto tipo più avanti, tipo, che ne so, potrà essere dicembre, settembre, novembre, perché prima deve uscire il film. E non è detto che questo diario di bordo lo vedete anche dopo, perché il film uscirà dopo. Comunque sto lavorando alla regia su carta. Cioè, io diciamo che il film in testa ce l'ho tutto bello chiaro, so quello che devo andare a fare. E non avrei avuto bisogno di disegnarmi un cavolo. Solitamente spesso faccio così, perché fondamentalmente c'ho in testa tutto. Però devo dire che il lavoro di disegno mi aiuta, perché, anche se non so disegnare, mi aiuta perché mi fa, a parte mi tiene allenata la mente, poi mi fa, pensandoci, mi fa trovare delle inquadrature magari alle quali io non avevo pensato. E poi ovviamente lo devo fare perché aiuta gli altri, perché gli altri poi sanno, a parte che mi mantiene la memoria sulle cose, e poi aiuta gli altri, per dire, Carmelo Farini, direttore della fotografia, a capire come voglio le inquadrature io, come fanno loro a capirle se io non le scrivo, e quindi lo devo fare. È un lavoro lungo, sono 47 scene, mi pare, 47 scene, 44 pagine di copione, scritto piccolo. Sono arrivato alla undicesima, alla decima, però alla undicesima da fare. Guardate un po', non so disegnare, però queste sono sicuramente scene che voi nel film avete visto fatte meglio di così. Sono fatte in modo tale che quando io giro la pagina di copione con la scena, tipo giro questa, quindi questa è la pagina prima, io giro, vado per dire alla scena 11 e qua ho la scena 11. Stessa cosa per dire qui. Scena 9 e qua ho la 9, 10 o la 10. Anche se la 10 vedi 3, perché le inquadrature sono molto simili alla 3. Quindi è inutile disegnarle di nuovo. Qua 8, 8, 7, 7, 6, 6,
5 qui, però mi continua lì perché 4 e 5 mi continua lì perché non mi bastava il foglio. Niente, non ho fatto il giro di bordo quando scrivevo il copione perché non ci ho pensato e perché forse ero preso dalla scrittura. E niente, mi rilasso 10 secondi, poi riprendo. Un saluto a tutti, ci vediamo prossimamente con le prossime cose del diario di bordo prossimo. Continuo il diario di bordo per quanto riguarda il film siciliano. Vi faccio vedere quello che fa Carmelo, gli studi che sta facendo per il film. Cioè, vedi, qua ci prepariamo, non è che poi arriviamo là. Cioè, ci stiamo preparando, ecco, abbastanza. Vi faccio vedere. Parla solo. Ora andiamo a disturbarlo. Andiamo a disturbarlo. Ciao Carmelo, cosa fai? Che va a letto. Sì, non tocco niente. Esperimento, come esaurito. E tu? Ore ed ore di sperimentazione. Per capire mezza cosa. Più che altro non troviamo la protagonista e dovremmo girare al più presto. Quindi che facciamo? Cioè io penso che se fossimo stati a Roma sarebbe stato uguale. Ma perché? Tipo, siamo a Roma, dobbiamo fare un film siciliano e non troviamo l'attrice siciliana perché è appunto siciliana, quindi proprio è la mia... Proprio... E ormai ci fanno. Ma cerca l'attrice siciliana a Roma? Vabbè, se la cerchiamo in Sicilia non la troviamo, se la cerchiamo a Roma non la troviamo, non la va a cercare. E quindi niente, tu pensi il Buddha. Cioè lui è prima... perché è sereno, perché niente gli succede, è tranquillo, la vita è tranquilla, oppure perché questi problemi lui li ha schivati, ecco. Pensa che vita perfetta che ha avuto Buddha. Prima era ricco, principe, poi è diventato il Buddha, illuminato, quindi... È stato bene quando era ricco, anche se lui si aveva i turbamenti che l'hanno portato a scappare da tutto. E poi quando è scappato da tutto è diventato illuminato. Quindi tu pensa, che vita. Cioè, senti proprio, la parte dei problemi sono stati il 10%. Dico, non dico che noi abbiamo i problemi, perché veramente noi possiamo piacere in terra dove è più sporco. Però, cazzo, non troviamo l'attrice... Ma quanto qual è il problema? Ma perché non c'è risposta? Ah, non è risposta, non è proprio. Non c'è l'interesse, va. Vabbè. E alla fisicità e varie situazioni. Cioè, perché Lorena subito va, per dire Lorena che lavora con noi, subito la potrebbe fare. Ciao Lorena. Ciao. Però cioè, per il prossimo sicuramente ci sarà lei, però. C'è un film su di lei. C'è un film tutto su Lorena, però per adesso. Test. Questo è. Questo sono test vani. Test vani. Ma sono test vani miei. Ora non so. Ma i miei sono film vani che non trovo i protagonisti. Ma i film non li stai facendo, quindi non sono vani. Però dico, le scrivo banalmente. Lavoro vano. Niente vano. Cioè abbiamo tutto il cast, figlioli, tutto pronto quasi. Manca la protagonista. Cioè come la sposa. Tutti là, invitati, vestiti. Il prete che è pronto per dire la messa. O marito dà tutto un bacuccato per essere pronto a messa marita, cioè il fidanzato, il padre, la madre, la famiglia, manca la sposa. Non si può fare niente. Porca. Cioè milioni, la sala, il catering, tutto pronto. Continua il lavoro per il film. Rosario si studia la parte. Fa troppo il serio, capito? La sono serio, non è che lo faccio. Sì. Ma si tratta di essere. Comunque, ora mi sa che è arrivata la registrazione di chiarica memoria. È arrivato il momento di dormire. No, è arrivato il momento di giocare a batteri e guai in giorno. Rosario va tutti i giorni a un certo orario nel Ghiano. Però non ve lo diciamo a fare che. No, è meglio di no. Vabbè, ciao. Ok, dovete sapere che questa qua è l'arte dell'arrangiarsi. Questa è una simil bajour. Penso si veda. Sono quattro lampadine di merda.
questo tipo potrebbe essere un diffusore che per il momento mi sta aiutando. Poi tipo tutto questo verrà trasformato in una vera abat-jour antica, tipo con una struttura vera. Questa è finta, per esempio. Ecco, io sto provando a fare a sperimentare, grazie all'aiuto di questa telecamera, sperimentare la luce da Bashur, cercando però di non creare grana e rottura di coglioni vari. Quindi questo qua è il mio piccolo set per la sperimentazione cinematografica, la Bashur, la simil Bashur, anzi il similetto, che dovrebbe essere quello della prima scena dove lei tipo nella stanza guarda il suo pacco regalo, telecamera messa più o meno a cazzo, e quello è un faretto che mi aiuterà a evitare la grana, ovvero io illumino tutto il frame cercando di mantenere la scena buia e niente, ancora mi sa che non ci siamo, mi sembra non ci siamo, quindi ci vediamo dopo. Mentre cercavo sto cane ho incontrato una signorina che passiava. Era la figlia della signora Grazia, la sarta del paese.